un'informazione di servizio prima di cominciare. Se volete interagire con noi attraverso Twitter, c'è la possibilità, utilizzando l'hashtag StatiGreen15, di inviarci domande, fare commenti o stimolare la discussione. Altra informazione di servizio, il tutto sarà dato in live streaming su Nuova Ecologia TV e naturalmente sul sito degli Stati Generali. Io direi che possiamo cominciare a questo punto. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Ottolenghi, sono vice direttore di Rai News 24 e oggi ho il privilegio di moderare la sessione conclusiva della quarta edizione degli Stati Generali della Green Economy. Il titolo di questa sessione è particolarmente ambizioso, è Qualificare la ripresa con lo sviluppo della Green Economy. Conto sulla vostra comprensione, un po' sono senza voce, un po' sono emozionato, quindi mi appello alla clemenza della Corte. Ripartiamo un attimo da ieri. Ieri abbiamo avuto la prima relazione sullo stato generale della Green Economy in Italia, fatta dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile per gli Stati Generali della Green Economy. Edo Ronchi, il presidente, in fondo ci ha dato una buona notizia: il 42% delle imprese italiane ha un indirizzo green, il 27% è core green, il 14,5% go green. Vale a dire che comunque non siamo messi così male in termini di coscienza e di attenzione all'ambiente. Ovviamente si può fare di più, si può migliorare. Come si può migliorare? Come possiamo qualificare la ripresa facendo crescere la green economy? Come sapete, gli Stati Generali sono frutto di un processo partecipativo complesso, trasparente, che coinvolge, e qui vi do un po' di numeri, 64 organizzazioni di imprese che fanno parte del Consiglio Nazionale della Green Economy. Ci sono 350, scusatemi, esperti all'interno di 8 gruppi di lavoro che preparano i documenti. E a proposito di documenti, vediamo quali sono le policy recommendation del Consiglio Nazionale della Green Economy sul tema della sessione, quindi qualificare la ripresa con lo sviluppo della Green Economy. Policy recommendation che sono condivise col Ministero dell'Ambiente e col Ministero dello Sviluppo Economico. Invito quindi Raimondo Orsini, direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, a farci il quadro della situazione. Grazie. Grazie, grazie, buongiorno a tutti. È per me un piacere e un onore sintetizzarvi il lavoro di un anno. Come sapete, gli Stati Generali non sono solo un evento, ma come diceva Lorenzo, sono un processo partecipativo che abbiamo rubato ai nostri cugini francesi, il concetto degli Stati Generali, il concetto del coinvolgimento degli stakeholder. Ci sono dei gruppi di lavoro, come sapete, che hanno lavorato in questo periodo e io vorrei cominciare illustrandovi il documento delle policy recommendation, ma partendo dalla fine. È una cosa che facevo, ho sempre fatto quando leggo un libro, non so perché, ma ho sempre avuto il vezzo di vedere l'ultima pagina cosa diceva. Lì non serve, ma invece in questo caso serve. Chi legge i gialli non deve mai farlo, chiaramente, ma in questo caso serve perché nelle ultime pagine del documento che avete in cartolina ci sono i membri e i partecipanti dei gruppi di lavoro, sono le persone che in questi mesi hanno contribuito con la loro esperienza, con la loro capacità a creare le policy recommendation. Vi ricordate che partimmo con gli Stati Generali 3 anni fa con le 70 proposte per la roadmap per una green economy? Non tutte sono state realizzate, anzi, se dobbiamo essere sinceri, solo alcune di esse sono state realizzate, anche perché abbiamo cambiato 3 governi in 4 anni, il che non facilita una visione e la realizzazione di una roadmap. Alcune sono state realizzate. Quelle che presentiamo, che abbiamo presentato a questa edizione, sono proprio la sintesi delle policy recommendation. È impossibile leggervele tutte nel dettaglio, non mi voglio tediare, ho solo 10 minuti di tempo. Ve le illustro partendo dal primo gruppo di lavoro. Il primo gruppo di lavoro è il gruppo Eco Innovazione e Startup. Non a caso siamo partiti da questo e non a caso siamo partiti e siamo anche giunti al risultato di uniformare le nostre policy recommendation con quelle dell'OCSE. Ieri Edo Ronchi ha concluso la sua relazione facendo vedere come l'ultima pubblicazione dell'OCSE sulla Green Growth, che veniva fatta in contemporanea con il nostro lavoro, distingueva i settori su cui bisogna puntare per una crescita green. Siamo stati molto contenti nel vedere che corrispondono quasi esattamente ai nostri settori, alle nostre proposte. Chiaramente non è un caso, noi teniamo sempre come punto di riferimento le iniziative internazionali, ma è importante che ci sia questa sinergia. Allora, il primo gruppo è Eco Innovazione e Startup.
Il gruppo ha elaborato, e abbiamo già condivise con i ministeri e sono già state approvate dal Consiglio nazionale, tre proposte principali. Primo, incentivare l'ecoinnovazione delle imprese attraverso agevolazioni fiscali, riduzione degli oneri contributivi per le imprese che effettuano investimenti nell'ecoinnovazione. Le imprese italiane stanno investendo, devono però poter avere un ritorno e un'agevolazione a questi investimenti. La seconda è istituire l'Agenzia Nazionale per l'Uso Efficiente delle Risorse. Esistono delle competenze in Italia fortissime, alcune presso l'Enea, ma anche presso altri centri, che possono supportare le imprese e le amministrazioni. Per esempio, trovo molto interessante di questa proposta la parte dell'elaborazione di un catalogo nazionale di ecoinnovazioni. Spesso noi non sappiamo neanche quali sono le ecoinnovazioni disponibili e quindi che possono supportare anche per il Green Public Procurement le amministrazioni. Cosa esiste? Cosa è stato sviluppato? Quali sono i brevetti che rendono l'Italia avanzata e quali sono le innovazioni che rendono l'Italia avanzata rispetto agli altri paesi? Terzo punto è quello di supportare le start-up e le piccole e medie imprese innovative green. Le start-up, come sapete, sono un mondo effervescente, le start-up green sono ancora più effervescenti degli altri, noi le premiamo col premio per lo sviluppo sostenibile, non hanno bisogno solo di soldi, questo il gruppo ha tenuto a precisarlo, evidentemente hanno bisogno di fondi e infatti si propone di attivare investimenti pubblici a completamento di quelli privati, i matching funds, ma hanno bisogno di supporto tecnico, di analisi di business plan, di acceleratori di start-up. Non esiste ancora in Italia, o ne esistono pochi, dei punti di riferimento per l'acceleratore di start-up della green economy che possa quindi far decollare questo mondo che in Italia è particolarmente sviluppato rispetto agli altri paesi. Passando al secondo gruppo di lavoro, è quello sul capitale naturale e contabilità non finanziaria. Ieri c'è stata una sessione su questo che mi dicono molto interessante, purtroppo io non l'ho potuta seguire, ma il concetto che la contabilità dei servizi ecosistemici faccia parte di un database a livello nazionale che le imprese possano partecipare a questo lavoro è importante. Quindi il primo punto è dare concreto avvio al Comitato per il Capitale Naturale. La contabilità ambientale d'impresa sta diventando una pratica che le principali imprese hanno già avviato, ieri abbiamo presentato almeno 5 o 6 best practice a livello nazionale, deve diventare un'iniziativa di sistema. Il secondo punto è un punto ormai diciamo molto diffuso a livello di comunicazione, soprattutto sui media, ma poi se vediamo la realtà non è realizzato. Limitare il consumo di suolo. Ne parlano tutti, la cementificazione, soprattutto per i problemi di adattamento climatico. In realtà quello che propone il Consiglio Nazionale della Green Economy è evitare di autorizzare nuovo consumo di suolo, soprattutto in ambito urbano e extraurbano nelle cinture urbane, se non si dimostra che non esistono aree non utilizzate da riqualificare. E chi vive nelle grandi città lo sa, quindi il concetto è non si può favorire l'urban sprawling così diciamo indiscriminato se non si dimostra che prima non si è valutata l'ipotesi di utilizzare delle aree che si possono riqualificare a livello urbano. Lo dicono tutti, non lo fa quasi nessuno, alcune città lo stanno cominciando a fare, deve diventare una pratica diciamo a lungo termine. E potenziare, terza proposta, potenziare i pagamenti per i servizi ecosistemici. I servizi ecosistemici offrono degli incredibili aiuti allo sviluppo economico, non vengono valutati, non vengono contati, non vengono pagati questi servizi. Anche questa è un tema innovativo che non deve rimanere degli accademici, ma deve entrare nella contabilità e deve entrare anche nei provvedimenti normativi. Questa è la terza macro proposta. Chiaramente vi invito poi ad andare sul sito statigenerali.org perché ci sono tutti i documenti di dettaglio per ognuna di queste proposte per analizzare e anche per dare il vostro contributo. Gli stati generali non finiscono oggi ma continuano, quindi i vostri contributi sono molto ben accetti anche via mail. Terzo punto, energia e clima. Questo è il tema di questi stati generali, diciamo, no? Abbiamo Parigi solamente fra un mese e il tema dell'energia e clima ha come prima proposta, il gruppo propone varare un piano d'azione nazionale e una riforma della governance per l'energia e il clima. L'Italia ha una strategia energetica nazionale, SEN, che è stata fatta anni fa. Quello che si propone è che questa strategia energetica nazionale venga aggiornata e riequilibrata con un piano nazionale per il clima. E il gruppo è andato anche un po' più avanti proponendo dei target più avanzati per l'Italia rispetto all'Europa. L'Europa, come sapete, è il target del 40-27-27,
Il gruppo propone il 40% della riduzione delle emissioni di gas serra al 2030, e questo corrisponde a quello della Commissione europea, un 35% del fabbisogno energetico nazionale coperto da fonti rinnovabili, e quindi non il 27% europeo, e almeno il 30% di efficienza energetica rispetto allo scenario tendenziale. Ci siamo tenuti bassi, nel senso che una proposta ambiziosa poteva essere anche più alta, ma già questa è una proposta più alta rispetto a quella della Commissione europea. Abbiamo bisogno di questo piano, vogliamo fare il piano per l'Italia d'azione nazionale per il clima. Secondo punto, seconda proposta, avviare una riforma della fiscalità ecologica introducendo una carbon tax e riallocando gli incentivi dannosi per l'ambiente. Tutti i media presenti agli Stati Generali ieri, anche le televisioni, le interviste, hanno tutti puntato su questo tema della carbon tax per due motivi. Primo, perché è un tema che anche altri paesi, la Francia, il governo francese, si sta dibattendo anche, ci diceva il Fondo Monetario Internazionale, negli Stati Uniti. Secondo, perché la parola tax mette paura, no? La carbon tax dice, oddio, un'altra tassa, è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno, è un'altra tassa. Il gruppo non propone di aumentare il carico, la pressione fiscale, propone di spostare la pressione fiscale da quello che va sul lavoro e sulle imprese, invece a tassare l'utilizzo delle risorse e l'inquinamento. Ci sono già studi, analisi, abbiamo già i numeri, ci vuole una volontà politica. Quindi abbiamo visto che anche il Fondo Monetario Internazionale ha detto chiaramente la carbon tax è meglio dell'ETS e dei sistemi di emission trading e di cap and trade. Su questo magari sarebbe il caso di fare un altro convegno, perché non è detto che le due cose si eliminino e non è detto che sia sempre così. Quindi questo è un tema fondamentale, speriamo che a Parigi se ne parli, ci diceva il direttore della Camera ieri, che sarà uno dei temi fondamentali dell'accordo di Parigi. Terzo punto, cambiare passo sull'efficienza energetica. L'efficienza energetica sugli edifici sta andando abbastanza bene, ma quello che noi non vogliamo è una politica stop and go. Non è possibile che ogni anno noi dobbiamo chiedere che venga prorogato il bonus sull'efficienza energetica dell'edilizia. Sembra quasi che arriva il regalo dall'alto. Deve essere una politica a lungo termine, deve essere quindi reso stabile. E poi c'è quello di cui non parla nessuno, che è l'efficienza energetica dell'industria, oltre che quella dei trasporti. Confindustria fece uno studio molto interessante 5 o 6 anni fa, dicendo che l'efficienza energetica dell'industria produce migliaia di posti di lavoro ed è il vero petrolio che noi abbiamo in Italia. È rimasto uno studio e non è stato favorito da azioni concrete da parte del governo e del Parlamento, o non abbastanza. Quindi questo è il terzo punto. Quarto punto, rilanciare le fonti rinnovabili. Si chiede che al 2030 almeno il 55% dell'energia elettrica sia prodotta da fonti rinnovabili e il 35% del fabbisogno di calore al 2030 sia da fonti rinnovabili. E poi si chiede quello che sta già avvenendo da solo in parte, che è lo sviluppo del biogas e del biometano per i trasporti. Non servono solo incentivi, le rinnovabili con gli incentivi hanno creato tutta una serie di problemi di cui ha parlato Edo Ronchi ieri, servono anche norme tecniche, favorire lo sviluppo dei rinnovabili anche dal punto di vista tecnico, ad esempio semplificando le procedure, agevolando l'accesso al credito, favorendo i sistemi d'accumulo, su questo l'Enel si sta impegnando molto, e anche altre norme. Le imprese non vogliono andare col cappello a chiedere i soldi al governo, non è questo, l'abbiamo già visto, però vogliono che gli si permetta di crescere attraverso anche delle norme tecniche che gli aiutino. Quarto gruppo di lavoro, agricoltura e alimentazione. Ieri Edo Ronchi ha detto che abbiamo fatto per l'Expo, gli Stati Generali hanno fatto un manifesto per la green economy nell'agroalimentare, perché non era detto che l'Expo inglobasse il tema della green economy nel concept, no? E in realtà ha avuto un buon successo questo manifesto. Vi dico solamente quali sono i punti del manifesto, poi anche questo è online. Adottare la visione della green economy nell'agroalimentare, c'è proprio una visione con dei principi che vanno adottati per le scelte. Secondo, coordinare la multifunzionalità con la produzione di cibo. È evidente che fornire il cibo deve essere la priorità, ma è evidente che ormai esiste una multifunzionalità che molto spesso va d'accordo con la produzione di cibo e non va in contrasto. Definire la multifunzionalità insieme alla produzione di cibo che si aiutano una con l'altra. Attuare misure di mitigazione e adattamento alla crisi climatica,
superare modelli agricoli non più sostenibili. Ieri Edo ci ha fatto vedere che in realtà l'agricoltura è messa molto bene secondo i principi della griglia dei Go Green e Go Green, esistono però ancora delle sacche di produzione agricola non più sostenibile in Italia che vanno affrontate. Tutelare la sicurezza alimentare, fermare lo spreco di alimenti e fermare le minacce alla produzione agroalimentare e ai suoli agricoli. Secondo punto, questo forse ai giornalisti piace molto perché si dice si vuole favorire il ritorno alla terra dei giovani. I giovani hanno abbandonato la terra, ma non solo per il piccolo agricoltore, anche nelle medie e grandi imprese. I giovani possono trovare sbocchi di lavoro importanti nell'agroalimentare, nella filiera corta, nel biologico, in una nuova forma di agroalimentare, e molti lo stanno facendo. Serve però serve un aiuto con agevolazioni fiscali e creditizie, accesso al microcredito e altre decisioni. Quinto gruppo, gestione e tutela delle acque e dissesto idrogeologico. Questo è un tema dibattuto soprattutto, ahimè, sempre fra settembre e dicembre, quando gli alluvioni e i disastri diventano conosciuti al grande pubblico. Noi abbiamo un piano di adattamento al cambiamento climatico che è stato prodotto dal Ministero dell'Ambiente. Questo piano però va assolutamente armonizzato e uniformato con le azioni per la tutela delle acque e del dissesto idrogeologico. Al momento non si parlano direttamente, ma soprattutto non si parlano a livello di soldi, di investimenti. È importante che il piano di adattamento climatico si parli a livello di soldi, di investimenti e di azioni col piano per il dissesto idrogeologico. Integrare gli investimenti, gli interventi di mitigazione con le infrastrutture verdi. Le infrastrutture verdi danno una risposta importante per il dissesto idrogeologico, ne abbiamo parlato in vari momenti durante l'anno. Ci sono delle città che stanno cominciando a investire nelle infrastrutture verdi, ad esempio nelle cinture verdi urbane e in altre iniziative. Bisogna aiutarle e bisogna farle crescere e rafforzare il coinvolgimento dei soggetti attivi nelle politiche per il territorio. Un esempio solo è il contratto di fiume. Il contratto di fiume, che era nato come un'esperienza così un po' pilota 10-15 anni fa, sta diventando una realtà perché coinvolge tutti i soggetti che fanno parte dello stesso bacino. Le decisioni non si prendono top down, ma si prendono insieme alla comunità locale. Questo è il terzo punto. Sesto gruppo di lavoro, materiali, rifiuti ed economia circolare. Ora, questo dei rifiuti, come diceva il Presidente Cagnoni, è il tema di Ecomondo, perché Ecomondo nasce come Ricicla, no? Quindi nasce già con la visione dell'economia circolare nel 1996. Prima proposta, razionalizzare e semplificare il contesto normativo. Bisogna emanare dei regolamenti che stanno aspettando da mesi al Ministero dell'Ambiente e anche in altri ministeri per aiutare a sburocratizzare il settore dei rifiuti e soprattutto per creare un mercato dei prodotti e dei riprodotti che possono essere venduti e possono essere utilizzati. Secondo, migliorare i sistemi di gestione dei rifiuti. Per esempio, quello che manca all'Italia è fissare degli obiettivi minimi di compostaggio dei rifiuti biodegradabili urbani. Non abbiamo questo obiettivo. Parliamo della biodegradabilità, ma non abbiamo gli obiettivi di compostaggio. E anche definire quali sono le percentuali di materiale riciclato e non solo raccolto a raccolta differenziata. Terza proposta, promuovere l'economia circolare. Anche questo è un tema molto sexy nella comunicazione, l'economia circolare, ma poi ha bisogno di realizzazioni concrete. C'è bisogno quindi di certificazioni, di definire le metodologie, di evitare che in nome dell'economia circolare in realtà si commettano degli errori che poi non possono più essere risanati. Settimo gruppo di lavoro, che ho l'onore di coordinare, è quello della mobilità sostenibile. La mobilità sostenibile, come sapete, è quella che produce un quarto delle emissioni di CO2, ma soprattutto produce moltissimo inquinamento locale e soprattutto moltissimi disagi a livello sociale nelle nostre città. Quindi il primo punto è dare priorità alle infrastrutture per la mobilità urbana. Sembra una frase messa lì così un po' generica, in realtà se noi vediamo gli investimenti dello Stato italiano per i trasporti, noterete che più dell'80% degli investimenti sono per la mobilità a lungo raggio. Parliamo dall'alta velocità alle autostrade, il che in alcuni casi può andare bene, ma non è possibile che la mobilità urbana abbia solo il 20% degli investimenti, perché la mobilità urbana da sola crea l'80% degli spostamenti e l'80% delle emissioni.
le città devono diventare il centro degli investimenti sulla mobilità. Quindi adottare nuovi piani per la mobilità urbana sostenibile, ogni città deve avere il suo piano per la mobilità urbana che deve però realizzare con degli incentivi concreti anche economici. E poi c'è l'unico aspetto, diciamo, positivo della mobilità, che è quello della sharing mobility. La sharing mobility attraverso il car sharing, il carpooling, il bike sharing da solo è andato avanti e si è sviluppato. Bisogna aiutarlo con alcune proposte normative. La sharing mobility è l'unico punto che sta andando bene nella mobilità nazionale. Per il resto siamo ancora indietro rispetto agli altri paesi europei. Ottavo ed ultimo gruppo di lavoro, quindi le ultime proposte, quelle dei fondi europei. I fondi europei, come sapete, dalla politica di coesione a tutti i fondi europei, hanno una fortissima impronta green. Noi come fondazione abbiamo analizzato tutti i piani europei e i fondi. La parte di green economy è trasversale su tutti i finanziamenti, ma è anche poi verticale su alcuni assi. Bisogna però rafforzare i progetti green e bisogna dare priorità a chi richiede fondi con un forte risultato dal punto di vista della green economy. E bisogna creare un'agenda urbana nazionale green. Ultima proposta, realizzare una piattaforma tematica per l'utilizzo in direzione green, cioè ci deve essere proprio una regia con una piattaforma che indirizza l'utilizzo dei fondi europei in direzione green. Chiedo scusa perché sono andato molto di corsa ed è difficile riassumere il lavoro di un anno in queste proposte. Io vorrei vederci fra un anno qui e vedere che almeno 4 o 5 di queste grosse proposte siano state realizzate, sarebbe già un grande successo. Grazie a tutti. Grazie a Raimondo Orsini. È un vero peccato che il sottosegretario della Presidenza del Consiglio De Vincenti non sia qui oggi, perché delle 23 proposte contate dagli 8 gruppi sarebbe curioso vedere, al di là di quello che accadrà da qui a un anno, su quali metterebbero subito energia e voglia. Però sentiamo a tal proposito, e chiedo alla regia di mandarlo in onda, un videomessaggio che ha mandato il sottosegretario De Vincenti, in cui ha anticipato alcune valutazioni sulle proposte appena illustrate. Siamo senza audio. Generale della Green Economy, un'edizione molto importante che cade in un anno particolare, ci attende Parigi 2015, che sarà un momento di confronto internazionale decisivo sulla strada della lotta al cambiamento climatico. Questi stadi generali si svolgono alla vigilia di Parigi 2015 e pongono sul tappeto alcune tematiche fondamentali sulle quali dobbiamo costruire una convergenza a livello internazionale e dobbiamo anche potenziare le politiche nazionali in vista di uno sviluppo economico ambientalmente sostenibile, una nuova qualità dello sviluppo economico. Mi scuso di non essere con voi oggi di persona, impegni istituzionali mi hanno trattenuto a Roma, ma ci tenevo a comunque essere presente attraverso questo messaggio, che vorrei prima di tutto centrare sul fatto che abbiamo adottato alcune misure in questi anni, soprattutto nell'ultima legge di stabilità, alcune misure che vanno nella direzione auspicata dalle raccomandazioni del Consiglio nazionale della Green Economy, nel documento che voi discutete negli Stati Generali, alcune misure concrete che segnalano un'attenzione del governo allo sviluppo della Green Economy. Penso in particolare, da ultimo, in legge di stabilità, il prolungamento dell'eco bonus per la riqualificazione energetica degli edifici privati, le risorse destinate alla riqualificazione delle scuole e di altri edifici pubblici a valere sui fondi europei, gli incentivi alle imprese per progetti di efficientamento energetico ed eco innovazione, gli strumenti di supporto per le start-up e le PMI.
una serie di misure che traducono in pratica un approccio che era stato definito già nella strategia energetica nazionale, un documento che noi riteniamo molto importante perché ha dettato una linea complessiva in materia energetica che apre la strada proprio alla strategia europea, si connette con la strategia europea del pacchetto clima energia. Sono quindi misure specifiche che però stanno dentro una strategia complessiva. Sottolineo alcuni altri interventi. Intanto il governo, in particolare il Ministero dell'Ambiente, promuove l'uso di strumenti di mercato come il Green Public Procurement, dove appunto il procurement deve essere basato su deve premiare prestazioni ambientali dei prodotti. Ancora in legge di stabilità abbiamo previsto un fondo per progetti di innovazione tecnologica per impianti, macchine, attrezzature agricole. Una dotazione del Ministero dell'Ambiente per il triennio 2016-18 per la promozione di misure di green economy. Tutto questo, ripeto, all'interno di una strategia complessiva di cui sono parte anche il decreto legislativo che applica la direttiva in materia di efficienza energetica, il decreto ministeriale che è alla valutazione della conferenza Stato-Regioni in materia di energie rinnovabili per una nuova tranche di incentivi che, utilizzando gli incentivi liberati dall'uscita di alcuni impianti, li reimmette dentro il finanziamento delle energie rinnovabili e quindi mantiene un processo di sviluppo delle energie rinnovabili coerente sia con l'obiettivo al 2020 sia con gli obiettivi che l'Italia ha sostenuto in sede europea per il 2030. L'uso dei fondi strutturali. Qui abbiamo alcuni programmi della programmazione 14-20 che abbiamo costruito proprio pensando ad un utilizzo dei fondi per sviluppare settori, prodotti della green economy. In questa direzione vanno anche i patti per il Sud. Stiamo costruendo, nel dialogo con le regioni e le città metropolitane, 15 patti, 8 con le 8 regioni del Mezzogiorno e le 7 città metropolitane del Mezzogiorno, 15 patti che devono avere come asse prioritario una ripresa dell'economia attraverso interventi infrastrutturali e di politica industriale volti a promuovere esattamente una crescita ambientalmente sostenibile. Lo sviluppo della green economy è al centro dei patti per il Sud che stiamo costruendo con le 8 regioni del Mezzogiorno e le 7 città metropolitane. Vogliamo con i patti per il Sud prendere impegni precisi per una ripresa dell'economia meridionale ambientalmente compatibile. Ci saranno interventi che avranno al centro tematiche come la lotta al dissesto idrogeologico, il potenziamento dei sistemi idrici, pensiamo uno per tutti al tema della depurazione, ma non solo. Le perdite delle reti e così via, lo smaltimento dei rifiuti in forme ecologicamente innovative, il recupero e la riqualificazione delle aree contaminate per riavviare attività produttive e industriali che siano ora finalmente basate su un nuovo rapporto con l'ambiente e che ci consenta anche questo di, utilizzando quelle aree, di limitare il consumo di suolo libero, uno dei temi su cui voi più insistete nelle raccomandazioni del Consiglio nazionale. Ripeto, si tratta di
singoli interventi che però stanno dentro una strategia complessiva che è quella che porta l'Italia a battersi per il raggiungimento degli obiettivi del pacchetto clima-energia, non solo al 2020, ma il nuovo pacchetto clima-energia al 2030, la roadmap della decarbonizzazione. Ci sono alcune tematiche che voi ponete nelle vostre raccomandazioni e che richiederanno una riflessione di prospettiva, e sarà molto importante il confronto con le associazioni che si ritrovano negli stati generali della Green Economy per mettere a fuoco questi temi. Vorrei sollevarne a conclusione di questo mio intervento. Prima di tutto, la questione, voi ponete correttamente il tema di una semplificazione degli iter procedurali in tema di autorizzazioni. Questo è un punto molto importante, il governo è molto impegnato su questo, perché noi riteniamo che iter più semplici, procedure più semplici siano anche più trasparenti e più controllabili. L'accumularsi di passaggi burocratici, di regolamenti e così via, spesso è quello che consente, dove spesso si annida invece la possibilità di violare le regole, non di applicare le regole. Da questo punto di vista, connesso con l'esigenza di snellire le procedure autorizzatorie, c'è anche il tema che io ritengo molto importante, che è quello di adeguare fino in fondo il nostro paese alla normativa europea. Da questo punto di vista segnalo, per la riflessione che poi, il confronto che poi faremo insieme, il tema del gold plating. Noi dobbiamo superare questa abitudine. Noi alle volte aggiungiamo regole e vincoli al di là di quello che la normativa europea, che pure è la più avanzata del mondo, pone in materia ambientale. Anche qui, guardate, non è che rendendo più difficili le opere si evitano i danni all'ambiente. In certi casi i danni all'ambiente si evitano proprio facendo le opere. Pensate per esempio al tema del risanamento idrogeologico, al ruolo dei sistemi idrici, o nel campo dei rifiuti al ruolo dei nuovi impianti di trattamento, di gestione ecologicamente compatibile dei rifiuti. Il secondo tema che vorrei porre in conclusione riguarda l'attenzione al fatto che dobbiamo promuovere il raggiungimento degli obiettivi del pacchetto clima-energia 2030, promuovendo contemporaneamente la competitività dell'industria europea. Qui c'è un equilibrio da trovare, non abbiamo la bacchetta magica, però sappiamo che se non lo troviamo, produzioni saranno delocalizzate dall'Europa in altre aree del mondo dove le normative ambientali sono meno rigorose, e il risultato sarà un aumento complessivo dell'inquinamento che va contro la strategia della decarbonizzazione. Quindi è un interesse ambientale mantenere in Europa produzioni che rispondano a standard ambientali europei, perché questo è un interesse per l'Europa e per il mondo intero. Ripeto, non c'è la bacchetta magica, ma anche qui c'è un confronto forte da fare tra di noi per individuare le linee di politica economica che ci consentano di raggiungere questo obiettivo. In conclusione, grazie ancora di questa possibilità di interlocuzione, avremo modo di riaprire tra di noi presto il confronto. Parigi 2015 è un momento essenziale, è un passaggio essenziale. L'Italia si presenta a Parigi 2015 con le carte in regola, è un paese che sta raggiungendo e già ha raggiunto in molti settori in anticipo gli obiettivi del pacchetto 2020, è un paese protagonista della roadmap europea della decarbonizzazione, della costruzione
degli obiettivi al 2030, è un paese che in Europa sta svolgendo una funzione importante, quella di promuovere il raggiungimento degli obiettivi ambientali e insieme promuovere un nuovo sviluppo economico, una nuova crescita europea. Questo ruolo dell'Italia è un ruolo fondamentale perché è insieme politica ambientale e politica industriale. È ciò che rende realistici gli obiettivi di avanzamento ambientali che l'Italia e l'Europa vogliono raggiungere e che fanno dell'Italia e dell'Europa l'avanguardia nel mondo. Grazie a tutti voi e buon lavoro. Allora, mi sembra che al di là, diciamo, dell'aspetto della cornice politica, il sottosegretario De Vincenti abbia comunque preso qualche impegno, abbia dato qualche anticipazione su quelle che sono le direttive che il governo intende seguire. E in chiusura poi ha ribadito quella che è la cornice complessiva, cioè di uno sviluppo, sì, ma uno sviluppo che sia economicamente e ecologicamente compatibile. Scusatemi. Adesso è con vero piacere che vi presento Pavan Sukhdev, che è ambasciatore, Goodwill Ambassador delle Nazioni Unite, dell'UNEP, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per la Protezione Ambientale. Sukhdev ha lavorato in Deutsche Bank, ha fondato e presieduto il Global Market Center di Mumbai, è stato poi consigliere speciale e capo della Green Economy Initiative dell'UNEP e ha coordinato il progetto The Economics of Ecosystems and Biodiversity, commissionato alle Nazioni Unite, dalla Commissione Europea e dal governo tedesco. È tra i fondatori di GIST, una società di consulenza ambientale che aiuta i governi e le imprese a gestire il loro impatto sul capitale naturale e umano. Ed è anche autore di Corporation 2020, ovvero trasformare le imprese per il mondo di domani. Io, nel dare la parola al dottor Sukhdev, voglio leggervi soltanto una frase riportata nel libro, in cui lui parla del tipo di crescita, in realtà è una frase di Tom Lovejoy, in cui definisce, diciamo, con una metafora molto semplice il tipo di crescita di cui abbiamo bisogno. Dice: abbiamo bisogno di una crescita che sia l'equivalente economico di un bruco che diventa una farfalla. Mr. Sukhdev. Thank you for the kind introduction and the reference to my book in its Italian translation. Friends, it's my pleasure to be with you here today. And firstly, congratulations on such a huge conference on an issue which I think deserves enorme conferenza. Credo che il tema davvero lo meriti, la sostenibilità delle nostre economie e il modello di business che seguiamo non solo a livello macro, a livello delle politiche, ma anche a livello micro della cooperazione. Sono due livelli connessi. Quindi nei prossimi 20 minuti vorrei parlare sì di economia, della economia green, e poi trarre alcuni spunti dal lavoro che ho fatto alla Yale University. Quando ho lasciato le Nazioni Unite qualcuno pensava che fossi matto, mi sono anche licenziato dalla Deutsche Bank, un altro buon lavoro, ma sono stato all'Università di Yale con due motivi: uno per scrivere questo libro e l'altro per insegnare l'economia degli ecosistemi e la biodiversità. È un nome molto lungo per parlare dell'economia della natura, capire qual è il contributo della natura alla società, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Quindi alla fine non è andata così male, però è chiaro che oggi parleremo soprattutto di business e della green economy. Sono stato contento di vedere che nel messaggio che abbiamo sentito si è già parlato di crescita, di che tipo di crescita vogliamo parlare o del tipo di crescita che non vogliamo. Questo è un video di YouTube. Della New Economics Foundation. A hamster doubles its weight each week. If it didn't stop when mature,
as animals do, and continue to double. On its first birthday, we would be staring at a 9-billion-ton hamster. This hamster could eat all of the corn produced annually worldwide in a single day and still be hungry. There is a reason why, in nature, things grow in size only to a certain point. So why do most economists and politicians think that the economy can grow forever and ever and ever? So is this our future, becoming huge? È questo dunque il nostro futuro, diventare un criceto così grasso tale da galleggiare nello spazio? No, chiaramente il tipo di crescita di cui vogliamo parlare non è la brown economy. Noi vogliamo parlare di una crescita di valore, di capitale, non crescita in termini di flusso, perché è come se avessimo un enorme recipiente, un tank di acqua sopra la testa e aprire il rubinetto. Certo, l'acqua scenderebbe, sembrerebbe, come dire, no, un flusso che si accelera, ma intanto si svuoterebbe, quindi non possiamo parlare solo di flusso. Se cominciamo invece a misurare la crescita in termini dei capitali, possiamo partire da un concetto che si chiama ricchezza inclusiva. Furono dei miei guru a insegnarmi questo, e qui abbiamo alcuni risultati del rapporto sull'economia green inclusiva. Abbiamo diverse cifre e ci mostra insomma il modo in cui gli esseri umani e il capitale fisico e finanziario, perché consideriamo la ricchezza come capitale, sono cresciuti tra fino al 2010 nell'Europa occidentale, poi l'Europa orientale era Russia, l'Asia Pacifico, l'America Latina, l'Africa. E vedete che se anche se il capitale fisico, quindi tutta l'attività manufatturiera, è cresciuta, il capitale naturale è sceso. E il capitale umano è cresciuto anche se soprattutto in Europa, e questa naturalmente è una bella cosa. Purtroppo è triste dire che invece in Africa abbiamo una crescita negativa, se parliamo di capitale naturale, e anche in America Latina. Anche se alcune di queste economie sembrano avere una crescita del PIL, in effetti questo non riflette realmente le condizioni della società e dell'economia. Perché? Perché ci troviamo in una situazione in cui cresce il PIL ma non c'è una reale crescita di ricchezza. Perché, e qui dobbiamo andare a vedere come misuriamo il PIL, calcoliamo naturalmente gli utili, gli interessi e cose di questo genere. Non consideriamo invece, cioè voglio dire, consideriamo gli utili privati ma non consideriamo le perdite pubbliche. È un po' strano dire queste cose in Italia, che è il paese della partita doppia, che poi tutti i paesi utilizzano per bilanciare le perdite e i guadagni. Purtroppo le aziende, nonostante questo tipo di contabilità, non finiscono per equilibrare tutti i tipi di capitale, quello naturale e quello finanziario. Contano soltanto i profitti privati invece delle perdite pubbliche. Ed ecco che cosa succede. Queste sono le esternalità negative del settore privato. E qual è l'ordine di grandezza? Qui abbiamo un rapporto su 3.000 società, 2,3 trilioni, quindi una perdita del 3,5% del PIL in termini di estrazione di acqua, di prelievo idrico, di inquinamento, eccetera.
e le tre aree principali di danno riguardano i gas ad effetto serra, il prelievo idrico e le risorse naturali. Questi comportamenti, quindi creare perdite private e pubbliche, sono istituzionalizzate dall'evoluzione delle aziende, perché il comportamento attuale è il risultato di più di 100 anni di storia, tra l'Ottocento e il Novecento, con l'attribuzione di una persona, no? Si chiama in latino, quindi un'identità alle aziende, quindi pensate soltanto alla possibilità di denunciare una società, e poi naturalmente ci sono gli aspetti anche politici e le interazioni e le pressioni politiche, ma insomma questi sono i comportamenti che sono diventati parte della modernità. Big is beautiful, più si vende e più salgono i margini e gli utili, quindi la dimensione è molto importante. Poi c'è un sacco di energia che viene incanalata nelle azioni di lobbying per tenere fuori i concorrenti, le importazioni, quindi per controllare il proprio territorio, controllare, diciamo, avere totale controllo e monopolio del proprio ambito di attività e tenere da loro, ma schiacciate dalle realtà più grandi. Un'altra dimensione importante è la leva, spesso perché a causa dell'abuso di queste leve, come ad esempio nell'acquisto, leverage, l'acquisizione di nuove aziende, alla fine degli anni 70 ci fu la crisi debitoria in America Latina, negli anni 80 la crisi dei risparmi, le piccole banche negli Stati Uniti, le piccole banche che volevano diventare dei grandi investitori, e poi la crisi del 98, Exxon, e la crisi più recente legata ad un abuso di leverage. E non riusciamo a controllare questi fenomeni, perché le aziende, queste società oggi sono in grado di comprare quello che vogliono. Pensate alle banche che usano il leverage e non, voglio dire, spesso non considerano neanche da dove viene quel denaro. È difficile per un banchiere, mi rendo conto, parlare di queste cose, ma questa è la realtà. E in ultimo, una pubblicità priva di etica, perché ci siamo in un mondo dove la pubblicità è pervasiva, ci sono costantemente flussi di messaggi che convertono, come dire, un senso di insicurezza in un desiderio, in un bisogno che si trasforma in margini e profitti, ed è un circolo vizioso e inarrestabile. Ho tanti esempi da proporvi, ce n'è uno che è emerso nella stampa di recente e che forse va a commento della ricerca di una maggiore dimensione. Qui abbiamo insomma due aziende, la Exxon Mobil e Volkswagen. Corporation 1920, beh, questo è un punto importante. Il giudice, durante un processo contro di Henry Ford contro i Dodge Brothers, sosteneva che Henry Ford perseguiva le minoranze e che doveva invece evitare di lavorare contro gli interessi degli azionisti. Ma torniamo invece alla Volkswagen e alla loro ambizione di essere più grandi di Toyota. Ma come hanno scelto di farlo? Lo sappiamo, con i motori diesel, quindi hanno usato la truffa con i motori ad alte emissioni che conosciamo bene, quindi questo nasce dall'ingordigia, da una mancanza di etica. Questa è una ricerca molto recente, delle ultime 2 settimane, che ci dimostra che in effetti non sono gli unici, perché ci sono anche la Mercedes. Quindi tutti i motori diesel hanno questo
software ingannevole a bordo, la Volkswagen, anzi ha dei software che sono meno, diciamo, offensivi in termini proprio di superamento dei limiti, sono meno peggio di altri, ma comunque tutti superano i limiti ufficiali di 5, 6, 7 volte. Queste sono un po' le sfide per i nostri politici. Che cosa fare, ad esempio, dei motori diesel? Certo che l'idea stessa del diesel, no? Del renderlo efficiente, beh, si getta dalla finestra, perché è chiaro che c'è un aspetto anche legato a un uso corretto, ma riguarda sia i regolatori, gli enti regolatori, che i clienti. Quindi stiamo parlando di etica e di come il profitto tende a superare ogni criterio etico. Questa è un'altra dimensione delle società. Bisogna allineare gli scopi sociali con quelli economici, perché non ha senso guadagnare per se stessi e causare danni alla sfera pubblica. Sarebbe normale invece lavorare in entrambe le direzioni. Un altro esempio, e questo è il risultato di una ricerca fatta da un giornale, è il fatto che Exxon già nel 77, quando James Black era uno scienziato di Exxon, sapeva già e aveva già presentato i dati al management sull'impatto climatico dei combustibili fossili, e in effetti convalidarono i suoi esperimenti, fecero esperimenti proprio per misurare la concentrazione, quindi avevano davvero dei dati scientifici eccellenti, ma ciò nonostante spesero moltissima energia a negare la realtà del cambiamento climatico e a pagare per ricerche fittizie e scienziati altrettanto ingannevoli per confondere le acque e continuare a fare quello che stavano facendo. Questa campagna di negazione e queste azioni di pressione sostanzialmente, Exxon è responsabile ed è di nuovo un esempio del perseguimento del profitto privato a spese della sfera pubblica. E questi sono i comportamenti a livello micro che distorcono completamente l'economia. Oggi il settore privato rappresenta il 70% dei posti di lavoro e il 75% del PIL. Negli Stati Uniti siamo al 76-74%, quindi è impossibile avere un inclusive green economy se non cambiamo gli agenti dell'economia, perché sostanzialmente l'economia significa occupazione, tasse, quindi c'è una dimensione micro, non possiamo avere un mondo macro diverso se a livello micro è marcio, ed è questa la situazione. Siamo ancora in una situazione che potrei definire quella che ho definito corporation 1920. Abbiamo bisogno di un altro tipo di corporation. In sintesi, questa nuova tipologia lavora in allineamento con la società, ha quindi una coscienza sociale, riconosce il suo impatto non solo sul capitale finanziario ma anche su quello umano e naturale, e gestisce le esternalità, cerca di ridurre le esternalità negative ed aumentare quelle positive. È un institute, quindi forma gli esseri umani ad agire meglio e a vivere meglio. È una community, ci sono fornitori, ci sono dipendenti, ci sono clienti, crea delle comunità sovrapposte, le sviluppa, crea delle reti che sono necessarie agli esseri umani, e poi è il custode del capitale naturale, non è solo un parassita, non è come una locusta, è un custode. Questo tipo di corporation genera il tipo di crescita citata da Tom Joyce, e cioè la possibilità di una crescita di complessità, di valore, non solo di dimensione, che sembra essere l'unica cosa che misuriamo oggi, come il bruco che diventa farfalla.
questo tipo di cooperation genererà automaticamente un'economia green inclusiva, e i vantaggi di queste economie si basano sui modelli già proposti dal Programma Ambientale delle Nazioni Unite, dal rapporto 2011, già sufficientemente esaminate, con un investimento del 2% del PIL, un decimo della formazione di capitale di crescita. Se potesse cambiare di direzione dalla brown economy alla green economy, questo aumenterebbe automaticamente, farebbe ridurre l'impronta ecologica, ridurrebbe la domanda d'acqua pro capite, un'enorme riduzione di domanda d'energia individuale, e dopo un declino iniziale ci sarebbe un aumento anche nei parametri tradizionali del PIL. Ecco, questi sarebbero gli effetti di un'economia green inclusiva. Ci sono alcuni principi che andrebbero rispettati, alcuni paletti. Il più importante è quello della centralità dei posti di lavoro. Ecco perché dobbiamo prestare grandissima attenzione alla green economy, soprattutto all'idea dell'economia circolare a cui arriveremo. Si tratta di investire nel benessere, nella ricchezza pubblica, non solo privata, e questo significa costruire infrastrutture ecologiche, istituzioni, leggi, significa anche ripensare, riformare gli incentivi. Non possiamo continuare in quel senso. Anche in Europa l'IMF ha stimato i sussidi a 300 miliardi di dollari, che è una cosa spaventosa. È impossibile quindi dare sussidi ai combustibili fossili e allo stesso tempo imporre delle tasse ecologiche. Non ha senso. Per quanto riguarda la Commissione europea, una delle direttive per la tassazione energetica è una regola interpretata dalla Commissione come le tasse, ci deve essere un equilibrio fra queste tasse e i combustibili fossili. Cioè, anche se gli europei sono dei leader, l'Italia è un leader in Europa, ci sono ancora aree in cui bisogna veramente sforzarsi di migliorare. D'altro canto, siamo testimoni di un gran numero di iniziative verso l'economia circolare, e per me l'economia circolare è il modo più intelligente di gestire l'economia, perché si crea valore, non si creano soltanto profitti. Questo è un diagramma della Fondazione Helmut Kasa, che traccia i flussi tecnici e i flussi biologici, e vediamo come ad ogni livello in questa economia circolare si cerca di ottimizzare l'efficienza delle risorse, mantenere ciò che viene prodotto, gestirlo, quindi c'è un elemento di servizio ad ogni livello, contro invece il modello tradizionale del prelevare, fare, smaltire. In un'economia circolare ad ogni livello c'è l'ottimizzazione dell'utilità e del valore dei componenti e dei materiali utilizzati, biologici, tecnici, elettronici, eccetera. In questo modo si creano più posti di lavoro nel settore dei servizi, ed è questo che ci consentirebbe di aumentare l'occupazione attraverso l'economia circolare anche in Europa. Quindi si dovrebbero eliminare i sussidi tradizionali, si dovrebbe incentivare questo tipo di economia, e questa sarebbe la soluzione all'occupazione. Non bisogna investire più in combustibili fossili e in sussidi a quell'economia. Come procedere? Vi ho dato un paio di esempi relativi alla transizione, quindi una rifocalizzazione dell'economia. Il sottosegretario per l'applicazione delle norme e la tassazione energetica dell'Unione Europea ha bisogno di chiarimenti, di semplificazione,
È vero quindi che i combustibili fossili devono essere tassati allo stesso modo dell'energia rinnovabile? Sulla base di quale logica? E poi ci sono anche altri ambiti, dobbiamo riconoscere che fissare il livello macro, definirli, quindi sussidi, incentivi, tasse, investire di più nel verde, nel go green, in queste aree della green economy, fare sì che l'approvvigionamento pubblico sia orientato verso la green economy, sono tutti nuovi compiti del governo, ma anche le aziende insieme con il governo dovrebbero concentrarsi su dei piccoli cambiamenti, perché i 2/3 di ogni economia si rifanno al settore privato. È impossibile, no, che ci sia un fattore economico di crescita che vada in una direzione e l'altro nella direzione opposta. Quindi sono necessari alcuni cambiamenti nella riforma delle micropolitiche. Intanto la responsabilità nella pubblicità, ci sono dei principi e delle strategie che vanno seguiti, ad esempio la divulgazione dell'origine dei prodotti, delle impronte ecologiche, istruzioni di riciclo degli imballaggi, dei prodotti eccetera, punti vendita, e questo va fatto con le associazioni che si occupano di pubblicità. Per queste piattaforme di cambiamento c'è bisogno di un ente normatore, e in questo caso io conosco soltanto le associazioni. Per quanto riguarda il leverage, francamente le banche centrali devono essere reali, capire quali sono le problematiche fondamentali e affrontarle. E sicuramente ci sono modalità che vanno al di là del creare consorzi, ci sono nuove modalità, e poi c'è anche il buon senso, perché mi ricordo ad esempio di aver chiesto al presidente di Walmart, Rob Walton, in una delle interviste fatte per Corporation 2020, dicevo, ma insomma 70 miliardi di dollari, il vostro fatturato negli anni 80 non eravate così grossi, ma siete stati sotto pressione, no? Per via della crisi di liquidità e dei tassi di interesse negli Stati Uniti, come ve la siete cavata? Oh sì, mi diceva mio padre, era veramente preoccupato, ma già prima, su quanto denaro noi prendevamo a prestito dalle banche, ma quanto? 1.300.000 dollari. Quindi il suo padre pensava che 1 milione fosse troppo da prendere a prestito dalle banche, quindi non hanno mai utilizzato il tipo di leverage che le corporation attuali invece stanno utilizzando, quindi basterebbe un po' di buon senso. E poi la tassazione, noi continuiamo a tassare i beni, quindi io chiedo una riduzione delle imposte societarie, dobbiamo tassare le risorse, la terra non utilizzata, le emissioni, quindi l'aria è una risorsa importante, quindi penso e sono d'accordo sugli altri speaker quando parlavano dell'utilizzare le tasse in modo più intelligente per promuovere l'economia che vogliamo. Questo sarebbe molto più efficace rispetto ad utilizzare le altre modalità, perché insomma poi il cap and trade market, insomma, non è quello difficile, stabilire dei tetti, delle soglie, insomma non è quella la cosa più importante, bisogna ripensare all'utilizzo delle tasse, focalizzarci maggiormente sull'estrazione delle risorse, perché lavorare va bene, ma pensate all'innovazione, le imprese, l'ingegno, tutto va bene, ma poi si trasforma in tasse. Insomma, dobbiamo fare delle serie riflessioni sul modo in cui viene utilizzata l'imposizione fiscale. E infine, e lì sicuramente stiamo facendo dei miglioramenti, riguarda la divulgazione delle externalities. E non ha nessun senso, no, che delle corporation facciano vedere i profitti, i bilanci, i bonus dei manager, le passibilità di un certo tipo e tutta una serie di cose che devono essere divulgate, ma niente che riguardi l'esternalità. Non so, magari danno 20 milioni di dollari ai manager o le
passività anche loro, ma l'esternalità, miliardi di dollari, no, quelle non vanno divulgate, non vanno rese pubbliche, per questo non ha senso. Ci torniamo, ma insomma, fino adesso, voglio dire, finalmente le cose cominciano ad emergere. Qui abbiamo i Sustainable Development Goals e si tratta qui di come le aziende possono utilizzare tutti e 17 questi obiettivi e capire come i propri interventi sulla società possono avere un impatto sulla natura e possono essere, diciamo, meglio inseriti all'interno della propria strategia aziendale. Perché se questo potesse accadere, se più aziende adottassero questo modello, se questo fosse il modo di valutare le strategie aziendali, avrebbe sicuramente un effetto positivo sull'economia. Un ambito dove abbiamo delle buone notizie riguarda gli investitori. Qui abbiamo delle cifre preparate dalla Global Investment Sustainable Alliance basate su una serie di dati di investimento. Abbiamo due aspetti interessanti. Questi sono gli asset totali nei portafogli degli investitori, pensioni, assicuratori, eccetera. Queste sono le attività accettabili come investimento anche in termini di IGE e sono cresciute incredibilmente. Siamo arrivati da 13,3 trilioni a 21,4 trilioni e sono cifre ragguardevoli. Sicuramente ci sono stati anche grandi crescite di derivati partendo da una base bassa, ma qui insomma la base è già alta, perché siamo quasi al 10% della classe totale di asset. Abbiamo le obbligazioni, abbiamo le azioni, insomma non è più un'area, diciamo una nicchia, questa area di investimenti è cresciuta in modo ragguardevole. Telia, la società svedese, ha disinvestito nell'Europa dell'Est a causa della corruzione, di problemi di governance e secondo alcuni i corsi azionari sarebbero diminuiti, ma sono cresciuti per via delle migliaia di rating agency, di analisti che erano lì, che facevano il loro lavoro, include nel portafoglio, e poi i vari trader che prendevano il telefono, vai Telia, acquista Telia, quindi l'effetto sui corsi azionari della Telia è stato esattamente l'opposto di quello che ci si attendeva. E infine, qui abbiamo un esempio di leadership, gli enti normatori stanno risvegliandosi, questo è dello scorso ottobre, con una richiesta alle aziende di cominciare a misurare l'impatto non soltanto per gli azionisti ma per il capitale naturale, umano, sociale e finanziario, che non appartiene solo all'azienda ma appartiene alle persone, alla società, al mondo. Questo tipo di approccio è ciò che fa pendere l'ago della bilancia da un'altra parte. Non si può gestire ciò che non si misura, non si misura niente adesso se non l'impatto sugli azionisti. Quando le società cominceranno a misurare l'impatto sugli stakeholder, allora potremo cominciare a gestire l'economia in modo diverso. Cari amici, sono contento di dirvi che il futuro non è lontano, è qui. Questo è un rapporto molto recente della Akzo Nobel, è una società in parte olandese e in parte svedese, che ha completato un'analisi di tutti gli impatti dei capitali della propria divisione brasiliana. Hanno misurato l'impatto umano, l'impatto sulle risorse naturali, finanziari, capitali e sociali. Quindi non abbiamo soltanto le cifre finanziarie. E hanno riportato sì gli aspetti negativi che positivi, e l'hanno fatto separatamente, senza fare degli errori, senza confondere il tipo di perdite. Hanno preparato una relazione separata per ciascuna di queste dimensioni, quindi questa non è teoria, è qualcosa che già esiste.
ieri sono stato in Svezia, lavoravo con un'altra società che sta considerando di fare la stessa cosa e sono veramente grandi. Quindi se solo potessimo aumentare il numero di questi esempi, se noi non avessimo soltanto esempi di leader ma anche di follower, se i governi e i politici potessero sviluppare le regole necessarie per guidare tutti gli altri, ma in che mondo diverso, in che economia diversa vivremmo? È questa l'economia di cui abbiamo bisogno, verde, circolare, che pensa al benessere anche sociale, che produce naturalmente, ma senza costi enormi per la natura e per la società. Lavoriamo insieme e io penso che ce la possiamo fare. Grazie. Grazie a Pavan Sukhdev, direi un j'accuse abbastanza ficcante, con la necessità di una rivoluzione culturale impennente. Una domanda banale, se posso, poi lo lascio andare, che so che deve prendere un volo per Ginevra. Quando è troppo tardi? Quando sarà troppo tardi? I think the question of too late is related to the question of planetary boundaries, and we clearly have serious issues. Di pianificazione dal punto di vista del clima, quello è un limite, quello è un problema da risolvere, altrimenti diventerà sempre più difficile ridurre questo trend dei cambiamenti climatici. Se si va a leggere l'IPCC, e l'avvertenza è 2020-2025, veramente il tempo limite per passare a una traiettoria completamente diversa. Un'altra dimensione più locale è quella dell'acqua. Ci sono molte aree dove l'acqua è ormai è ingestibile, per esempio in India, nel Sub-Sahara, in Africa. Questa è un'altra dimensione, quindi la siccità. E poi ci sono molti commentatori che parlano, come il McKenzie, che parlano di che dobbiamo risolvere immediatamente il problema dell'acqua. E poi il fosforo è anche un altro elemento, per esempio i fertilizzanti per agricoltura. Si tratta anche lì di una questione di risorse, si trova soltanto in 4 paesi, di cui soprattutto in Marocco, quindi c'è un problema anche di carattere politico connesso a questo. Ancora la desertificazione anche degli oceani, anche questa è una questione. Queste questioni globali veramente ci fanno pensare che le frontiere non conoscono le nazioni, come una bomba a orologeria. Non sappiamo quando scoppierà fra 15, 20, 25 anni, ma questi sono i tempi, queste sono le bombe planetarie a orologeria che scoppieranno prima o poi, presto, prima o poi scoppieranno, a meno che non si cambi qualcosa per disinnescare queste bombe a orologeria. Bisogna farlo presto. E questa è la questione proprio dell'urgenza, dell'emergenza, questa è questione della transizione, tutto ciò deve essere appunto visto in questo contesto dell'urgenza, bisogna agire con urgenza. Grazie per questa opportunità, ma purtroppo ho un aereo da prendere, ho altri impegni che mi aspettano. Un altro straniero da cognome assolutamente italiano, Jeremy Tamanini, che è fondatore del Dual Citizen and Lead Author Global Green Economy Index, ha fondato Dual Citizen nel 2010 per trasferire le conoscenze acquisite sulle questioni globali e sulla green economy all'interno del settore privato. Ha lavorato per la World Bank e per il Global Green Growth Institute. Ha inoltre lavorato direttamente con ministeri, gruppi di imprese e aziende private a livello internazionale, proprio attraverso il Global Green Economy Index, indice che misura le performance di green economy in 60 paesi. Corretto? A che punto siamo in Italia? Tra i 60 paesi? Siamo misurati? Prego.
Thank you very much. It's a pleasure to be here with all of you. And thank you very much to the National Council of the Green Economy for the opportunity to speak to such a vital and diverse cross-section of businesses and other stakeholders in the Italian conferenza e fiera così variegata sulla green economy in Italia. Oggi sono qui per parlarvi di un sistema di misurazione sviluppato per misurare e quantificare la performance nell'economia verde, nella green economy. Ci sono molti modi per affrontare la questione, vi spiegherò come noi approcciamo la sfida e per vedere come si comporta l'Italia per dare contributi e anche ispirarsi e anche per permettere all'Italia di funzionare meglio in futuro. Qual è questo indice globale dell'economia verde? Global Green Economy Index è stato introdotto nel 2010, misura 60 paesi e 70 città della green economy, vuole misurare sia la performance a livello nazionale della green economy e anche vedere come la gente percepisce questa performance, quindi opera due dimensioni che vi spiegherò meglio nel dettaglio. È utilizzato sia dal settore pubblico, privato, dalle ONG, dalle organizzazioni internazionali, oltre ad altre parti in causa per monitorare e migliorare la loro posizione nella green economy. Dunque, la prima dimensione della Global Green Economy Index, l'indice di performance, sicuramente diventerà sempre più familiare per molte persone perché praticamente intende considerare quattro dimensioni della green economy, la leadership, il cambiamento climatico, i settori dell'efficientamento, mercati, investimenti, capitale naturale e ambiente. Per quanto riguarda queste quattro dimensioni, ci sono poi delle sottocategorie che possiamo utilizzare e anche utilizzare i dati per migliorare la performance, il livello qualitativo raggiunto da ogni paese in queste varie dimensioni. In ogni sottocategoria troviamo alcune cose che sono intuitive, per esempio per quanto riguarda l'efficientamento è chiaro che ci viene in mente il residenziale, i trasporti, l'energia, sono settori ben conosciuti da misurare, ma ci sono anche degli approcci non tradizionali, ad esempio se andiamo a vedere la prima colonna sotto leadership e cambiamenti climatici, ecco che valutiamo, monitoriamo il comportamento degli stati, dei capi di Stato, per esempio vediamo che cosa dice il Premier italiano e gli altri riguardo la promozione della green economy, anche andiamo a vedere che cosa ne dicono i media, se ne parla tanto della green economy per esempio nel mercato italiano, andiamo a valutare, analizzare i forum internazionali per vedere che cosa si fa a livello delle conferenze internazionali dell'IPCC, COP21 di Parigi eccetera, e si tratta di forum produttivi o non produttivi, c'è un progresso o un rallentamento. Ecco la prima dimensione della Global Green Economy Index e tutti questi valori che vedete qui poi portano a dati per misurare la performance dei vari stati e quindi per capire quali sono i vari dati raccolti in passato. Si tratta sempre ovviamente di un compromesso raggiunto fino a un certo punto per poter coprire tutta una serie ampia di paesi anche dal punto di vista qualitativo, cioè raccogliere tutti i dati di tutti i paesi per avere un reporting di qualità e una raccolta di dati qualitativa. Questa è una sfida su cui continuiamo a lavorare. E poi la seconda parte di questo indice è diverso, quindi per quanto riguarda l'indice di performance e tutte queste dimensioni che ho descritto, abbiamo anche effettuato un'indagine per capire che cosa si pensa riguardo alla performance dell'Italia così come altri paesi, per quanto riguarda la performance della green economy, per quanto riguarda la presenza, la forza del mercato della green economy, di come si percepisce l'innovazione, che cosa si fa per l'innovazione. Si tratta di una indagine della percezione in Italia e in altri paesi. Questo vi dà una seconda
seconda dimensione per poi passare ad analizzare le differenze fra percezioni e performance. E quindi nel condurre questa indagine nel 2010 ci siamo resi conto che la green economy di cui stiamo parlando è molto frammentata, diversificata in un certo modo, così come viene percepita. Per esempio, non si può chiedere semplicemente qualcuno di fare una valutazione di investimenti la cui, per esempio, esperienza riguarda la qualità delle acque o dell'aria, perché poi ci sono delle sovrapposizioni diverse a diversi gradi di specializzazione, e quindi ci sono varie indagini che sono state effettuate, per esempio anche per i leader del cambiamento climatico. Un'altra inchiesta ha riguardato la conoscenza riguardo il settore dell'efficienza, dell'efficientamento, eccetera. Ecco, quindi i due lati della medaglia di questo green, global green, delle GGEI, cioè del Global Green Economy Index. Quindi abbiamo fatto una gap analysis, un'analisi della, un'analisi del divario esistente fra la percezione e la percezione della realtà e la realtà stessa, la performance in Europa, ad esempio, per anni finora, per quanto la green economy globale, si ha la percezione che la Germania è aggressiva nel ridurre le emissioni, ma la realtà, le performance, e questo nel 2014, è stato il primo anno in cui effettivamente le emissioni sono scese in Germania. Un'altra differenza di percezione, per esempio, che non ci sono molte opportunità di investimento nei paesi del nord, sono paesi piccoli, non hanno un sistema di tracciabilità. E quindi la realtà invece è molto diversa. Nei paesi nordici c'è un alto livello di innovazione, di creazione di imprese, nei paesi appunto nordici, per quanto riguarda le imprese verdi. E quindi il GGEI è uno strumento di comunicazione per aiutare i paesi e gli stakeholder della green economy a posizionarsi meglio per raggiungere risultati di successo. Ed ecco alcuni esempi di cosa abbiamo fatto, il lavoro nei paesi nordici per quanto riguarda a livello della valutazione per promuovere, chiarire, articolare quelle che sono le opportunità di investimento, quelle effettive che esistono in quei paesi. Un altro risultato o un ruolo svolto dal Global Green Economy Index è un ruolo politico. Abbiamo effettuato un'indagine un anno fa e quindi c'è tutta una serie di attività in atto in Australia, perché l'Australia era veramente caduto in basso alla classifica riguardo alla percezione riguardo al cambiamento climatico. Questo ministro Tony Abbott non era per niente interessato ai cambiamenti climatici e quindi l'opposizione ha giocato su questo punto per appunto portare la questione alla ribalta in Parlamento per capire come questo argomento può essere usato politicamente per esercitare azione, pressione politica. Infine pensiamo che i dati che sono stati raccolti, di questo ne parlerò nelle conclusioni, capite, gli strumenti, i dati sono degli strumenti importanti per la comunicazione, per avviare un dialogo riguardo all'economia verde. Un esempio, lo stato della Verde, State of Green in Danimarca, usa i dati GGEI per creare uno strumento di visualizzazione riguardo ai risultati raggiunti a livello di paese, per capire e visualizzare i risultati e fare un confronto con gli altri paesi. Quindi vediamo un po' l'Italia come se la cava, visto che noi ci stiamo focalizzando in questo momento sull'Italia. In generale abbiamo visto questi risultati: c'è un blocco dei paesi nordici, la Germania ed altri paesi nordici, che tendono a essere alla leadership per quanto riguarda la performance dell'indice, quindi Svezia, Norvegia, Danimarca, Germania e in parte più limitata Svizzera e Austria. E questo che abbiamo osservato a partire dal 2010, da quando abbiamo pubblicato l'indice, ci sono vari motivi, ovviamente non posso spiegare
spiegarveli tutti nei dettagli, ma se volete potete andare a seguire il link per ogni slide che è qui indicata per saperne di più, per capire meglio più nel dettaglio questi risultati. Ma in questa slide vorrei soffermarmi su due cose importanti, due aspetti. Costa Rica, il numero 3, che è un caso interessante perché è l'unico paese di un altro continente, di un altro gruppo di reddito, il che rappresenta un bel esempio. Non si tratta, non bisogna essere un paese OCSE ricco per avere una buona performance economica green, ma c'è una possibilità da cogliere anche per i paesi in via di sviluppo. È un altro aspetto da considerare. Prendiamo la Norvegia in considerazione, questa potrebbe essere una bella, un bello spunto. La cosa bella di questo indice, se vediamo l'economia regionale e nazionale norvegese, vanno benissimo, hanno una loro metodologia, ma come tutti sappiamo la Norvegia è un forte esportatore di carburanti, combustibili fossili e quindi produce delle emissioni offshore perché esporta il petrolio in altri paesi per le loro attività economiche e produttive che sono penalizzati di conseguenza, e quindi si tratta di una questione difficile dal punto di vista metodologico da capire come contabilizzare tutto ciò. E anche la stessa cosa per la Cina, gli Stati Uniti, vista la produzione e anche i consumi dei servizi negli Stati Uniti, ma anche la Cina è penalizzata per la produzione correlata agli Stati Uniti. Qui c'è una dinamica degli scambi da accogliere nelle future edizioni che dovranno essere aggiornate nella realizzazione di questo indice. Per l'Italia invece vediamo, questi sono i risultati. Diciamo che l'Italia è un po' a metà via, abbiamo analizzato 60 paesi in totale, vediamo che l'Italia è a metà, sia dal punto di vista della percezione della performance, l'Italia è a metà strada, è a metà, 29esimo posto per la percezione e 25esimo per la performance su 60 paesi. Ancora una volta diciamo non è splendida la posizione dell'Italia, perché la performance dell'Italia è al 25esimo posto. Ovviamente il discorso sarebbe lungo, ma bisognerebbe andare a guardare soprattutto i vari dettagli, ma qui vorrei soprattutto parlare in conclusione del lato della percezione. L'Italia e la comunità delle imprese italiane, come può migliorare questo punteggio, questo posizionamento? Il messaggio principale è questo: io non penso che non si parli abbastanza e non si promuova abbastanza l'istanza della green economy in Italia. Vediamo che la performance dell'Italia è un po' migliore della percezione, siamo onesti, il marchio Italia, made in Italy, è molto forte. Chiedete alla gente in tutto il mondo quella è la cultura che ammirano di più, il paese che desiderano visitare di più, è l'Italia che viene spesso nominata, quindi ha un forte riconoscimento. Perché questo punteggio allora non è alto e così basso? E quindi mi crea confusione e capire il problema, che è difficile. Quindi la storia dell'Italia e della costruzione del marchio dell'Italia non si è ancora tradotto in una storia della green economy che è collegato ai mercati internazionali. Quindi come possiamo migliorare questa cosa? Che cosa possono fare le imprese? Beh, le opportunità da cogliere sono tantissime, l'innovazione, l'artigianato, le capacità artigianali fanno parte del DNA stesso dell'Italia e degli italiani, e quello che si impara da sempre leggendo appunto quello che sono capaci di fare gli italiani e gli artigiani italiani a partire dalla lavorazione delle materie prime, e questo riguarda la quotidianità italiana. Ma come può essere raccontata questa storia in maniera più forte e strategica ai mercati internazionali? Ed è lì
che troviamo il principale gap, il divario fra gli elementi innovativi per la storia dell'economia verde e la comunicazione della green economy. Quindi bisogna migliorare questo. Questa storia non riguarda soltanto le start-up, sicuramente le start-up sono più sexy, sono più innovativi, ci focalizziamo tutte sulle start-up, ma io penso che uno dei principali gap di comunicazione in generale, non solo in Italia, poi fra l'altro, riguarda la comunicazione delle iniziative sostenibili fra le aziende più solide, più antiche, per esempio per quanto riguarda l'America, la GE è una azienda verde, di GE è uno dei maggiori produttori di impianti eolici, c'è molto verde in quanto fa GE, ma non si pensa, non si ha quella percezione della GE negli Stati Uniti, della GE. È la stessa cosa per l'Italia per quanto riguarda molti marchi italiani ben conosciuti che potrebbero fare meglio per migliorare la loro immagine verde. Si tratta di grosse aziende italiane che fanno già molto nel settore verde, ma come comunicano questa cosa? Come fanno, sì, fanno capire ai pubblici quello che fanno? Forse no, la gente non sa che queste aziende qui per esempio citate sono delle aziende molto verdi e quindi bisogna migliorare la comunicazione. Quindi c'è la questione della comunicazione, di quello e come le aziende possono agire per migliorare le proprie capacità di comunicazione dell'impegno verde. Questa slide l'ho presa dall'ambasciata americana di Pechino. Come sapete, Pechino ha un forte problema di inquinamento atmosferico della qualità dell'aria e quindi Pechino hanno preso, hanno fatto dei monitoraggi continui della qualità dell'aria, no? E questi display sono stati messi sul tetto dell'ambasciata americana, dando man mano le varie misurazioni dell'aria, con un forte seguito, e hanno portato a un cambiamento di politiche richiamando l'attenzione sul problema della qualità dell'aria di Pechino, ad esempio di quello che potrebbero fare le aziende, come utilizzare dunque le tecnologie in maniera semplice, un esempio semplice quello che vi ho dato, non costa neanche tanto questo investimento, cioè di comunicare la capacità riguardo l'ambiente, i prodotti verdi, lo sviluppo verde. Si possono trovare degli esempi come questi, dove si possono utilizzare i dati raccolti, le nuove tecnologie, proprio per raccontare questa storia, questo discorso riguardo il proprio impegno verde attraverso i social media e altri mezzi e canali di comunicazione. Un altro esempio, in maniera che le aziende italiane pensino in maniera più strategica, in maniera verde, cioè di pubblicare i dati in maniera trasparente, in maniera che i dati siano accessibili e possano essere incorporati in questo universo sempre crescente di analisi di dati e di sintesi. Abbiamo quindi riscontrato, ad esempio, questo è il portale dati che per la certificazione LEED, che conoscerete sicuramente, riguardo gli edifici sostenibili. Hanno messo tutti i dati LEED su un portale, quindi ogni paese, Italia, Germania eccetera, possono accedere e vedrete in real time come va, come si evolve la certificazione. Io è questo che vorrei che le aziende facessero, perché è molto efficace rispetto ai costi, non è un forte investimento, è ancora un modo per utilizzare i dati per comunicare meglio l'impegno, la propria storia riguardo a quello che si fa specificatamente riguardo alla sostenibilità. E infine, non si tratta soltanto di consulenze, non è solo per i consulenti o per le grosse organizzazioni internazionali, perché ovviamente le aziende tutte creano dati continuamente. La Siemens e Arcadis sono solo due esempi di aziende che hanno creato degli indici di città verdi per promuovere una maggiore consapevolezza dei prodotti. La Siemens per esempio promuovevano la sostenibilità delle città, utilizzavano i loro dati per avviare un dialogo con potenziali clienti a cui vendere i propri prodotti e servizi.
quindi indici che iniziative che partono dalle aziende stesse per creare appunto questi indici per organizzare i dati in maniera tale che siano utili e utilizzabili da più stakeholder in tutto il mondo. Per concludere, sicuramente ci sono 5 punti che vorrei sottolineare. Il Global Green Economy Index è un nuovo tipo di indice che praticamente fa una sovrapposizione dei dati basati sulle indagini, sui sondaggi e sulle variabili GE misurate attraverso delle fonti quantitative. Vediamo che per quanto riguarda il GGEI attualmente l'Italia è ancora indietro rispetto ai paesi nordici dal punto di vista della performance, della green economy e della percezione. L'Italia ha forte potenzialità, l'Italia può dire la sua in maniera molto più creativa, molto da dire l'Italia, deve comunicare meglio quello che fa. Le aziende, sia quelle antiche, consolidate, le start-up hanno un ruolo centrale da giocare nella sfida della comunicazione, infine i dati e le tecnologie correlate ai dati sono delle nuove opportunità di comunicazione nella green economy che spero tutti voi coglierete e considererete per portare a un maggiore sviluppo nei prossimi anni. Grazie per la vostra attenzione. Grazie Jeremy. Posso una domanda, una curiosità? Sì. Credi che il miglioramento della comunicazione su ciò che facciamo in termini di green economy, sia aziendalmente che a livello di sistema paese, possa diventare poi un volano per far migliorare anche i risultati, nel senso noi possiamo migliorare la nostra posizione in perception, però poi dobbiamo lavorare anche per migliorare concretamente, perché possiamo sembrare più belli ma non diventare necessariamente più belli e più bravi. Credi che un passaggio attraverso un miglioramento della comunicazione possa essere in qualche modo, permettetemi di usare questo termine, coercitivo in termini aziendali e di sistema paese verso un miglioramento poi dei risultati concreti? Yeah, sì, è una domanda ampia e complessa, non posso rispondere in due parole. Sì, no. La questione dell'uovo e della gallina, chi è nato prima? Ebbene, l'ultima parte della domanda sicuramente era la parte chiave, sicuramente la cosa che più importa dal punto di vista della percezione, certo ci sono delle situazioni tangibili e concrete, se si è un'azienda e se si ha una vera opportunità di business, di investimento in Italia, nessuno le vede, le capisce, le coglie, bisogna comunicarle meglio e questo sicuramente può portare a più flussi di capitali, maggiore consapevolezza del mercato e maggiore informazione, ma soprattutto secondo me quello che veramente conta che ognuno faccia la sua parte nel suo piccolo mediante iniziative come il Consiglio nazionale porta avanti un dibattito, oppure le piccole aziende che promuovono le proprie capacità, i propri prodotti, il coinvolgimento della società civile e le ONG a livello locale per fare più attività, più comunicazione, alla fine mette in moto questo dialogo, questa conversazione, soltanto aumentando anno dopo anno questo dialogo, ecco che potrà portare dei miglioramenti. Ovviamente è difficile nella comunicazione che c'è un nesso di causalità diretto, che spendo tot e ottengo tot, è difficile dirlo, non funziona proprio così. Quindi è un impegno lungo, ma in ogni caso bisogna stimolare il dialogo a più livelli, le varie dimensioni della società, dell'economia, non soltanto la società civile ONG, ma a livello paese, a livello delle imprese, finché ci sia anche un collegamento, una collaborazione, uno scambio con le imprese, secondo questa economia circolare della conoscenza. Ecco, questo è il momento
in cui il concetto acquista tangibilità, concretezza per la gente, per le presenze, soprattutto se sono le grandi aziende ben conosciute, se si sente dire che cosa fanno queste grosse aziende, ecco che la gente capisce, interagisce in maniera tangibile. Quando parliamo spesso di politiche, ebbene, ci sono queste discussioni complesse, complicate, ed è difficile districarsi e sintetizzare i messaggi chiave in maniera che tutti possano capirli bene, possano sentirsi coinvolti e identificarsi. Non è facile rispondere, non c'è una risposta semplice, ma è complessa, ci sono continui collegamenti. Per me bisogna veramente lavorare a 360 gradi per promuovere questo dialogo, per far smuovere le cose e farle andare avanti. Allora, forse non...